E senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me. Auspicia este programa Corima Tours, agencia de viajes especializada en tours grupales, Asociación de Socorro Mutuo y Cultura Nacional e Italiana. Idea Italia, la idea de acercarnos más a un país que ofrece todo: arte, historia, diseño, bellezas naturales y gastronomía. Acompáñanos en este viaje, donde el sentimiento y la curiosidad de conocer se funden en una idea 100% italiana. Continuamos con nuestro recorrido por Campania, por este pueblo tan encantador como es Montemiletto, en la provincia de Avellino. Montemiletto se levanta alrededor de un imponente castillo medieval, la mansión de las familias que gobernaron durante los siglos, como la familia de la Leonesa y la familia de Tocco. En los últimos años, la comuna ha desarrollado áreas alrededor de la ciudad con edificios modernos. Montaperto, una aldea de Montemiletto, es conocida por sus importantes instituciones culturales. Allora, ci dica, signor, dove ci troviamo? Allora, buongiorno, ci troviamo naturalmente a Montemiletto e ci troviamo in questa splendida location che è il chiostro del comune di Montemiletto, che è una vecchia, è un vecchio convento dei frati domenicani, tant'è vero che è annessa la chiesa di Sant'Anna alla destra, alla nostra destra. Il chiostro di Montemiletto, il palazzo, ospite il palazzo comunale, l'attuale palazzo comunale, dove esprimiamo l'attività appunto amministrativa di questa bellissima ridente cittadina del comune della provincia di Avellino. E dell'Irpinia. E dell'Irpinia. Siamo uno dei 118 paesi dislocati su una collinetta ridente della provincia di Avellino a 600 metri di altezza. Benissimo, adesso comunque Montemiletto è pure famosa per il castello della Leonesa, castello dei Principi Tocco, che adesso andiamo a visitare facendoci una passeggiata con il nostro sindaco, dove c'è una porta d'entrata, un borgo medievale abbastanza, anzi è molto interessante, diciamo che il castello è stato restaurato e comunque vale la pena visitarlo, visto che sta in una posizione strategica. Bene, signor sindaco, con il suo consenso e con la sua presenza andiamo a farci una passeggiata in questo bello borgo, diciamo, questo bello borgo medievale. Certo, andiamo. Ed è un piacere entrare nel borgo medievale che si erge sulla parte più alta di Montemiletto, e non a caso fu scelta la parte più alta perché era un valido baluardo a difesa appunto della cittadina di Montemiletto. Quindi facciamo bene a recarci. Andaci a una visita. Ma far nudo o saba sulla dia schiavo verbo non ingannaca capilucchio di faccia stanca sto sulle nome giando con patanta e mo con manardiella.
la colina montañosa que domina el paisaje circundante y el valle atravesado por los ríos. El edificio una vez albergó a Carlos III de Borbón, dos veces Angioinos de Tocco, al Caracciolo, a Leonesa y otra vez al Tocco, que lo reconstruyó en 1448. Y bien, acá estamos a la puerta de entrada de la puerta, del casco storico di Montemiletto. Bene, sindaco, allora ci troviamo alla porta principale, la porta della terra, per entrare al castello e il centro storico medievale, no? Corretto? Sì, questa che vedete alle nostre spalle è la cosiddetta porta della terra, eretta nel 1630 circa, per entrare nel borgo antico di Montemiletto, dove c'è questo splendido monumento che è l'orgoglio di Montemiletto, che è il castello della Leonessa. Castello della Leonessa, bene. Adesso allora entriamo e poi diamo la parola all'assessore, Certo. All'assessore per spiegarci un po' la storia e le origini di questo bel paese che è Montemiletto. Recientemente restaurado, el complejo arquitectónico es uno de los castillos mejor conservados de la provincia de Avellino. Corima Tours te invita a participar e informarte sobre la variada oferta de viajes grupales acompañados por toda Europa. Mira nuestros destinos, disfruta de nuestros servicios exclusivos y de toda la calidad que solo Corima Tours puede ofrecerte. Corima Tours, viajes diseñados cuidando cada detalle. Los invitamos a participar del viaje al sur de Italia que comienza el 3 de octubre hacia Sicilia, Calabria, Apulia, Costa Amalfitana y Roma. 20 días todo el sur de Italia, pensión completa. Informes en la Nacional Italiana. Il mio cuore si impiglia nei tuoi occhi e non so. Il castello della Leonessa è il corazón e il simbolo del Montemiletto. Ricostruito por los normandos nel siglo XII sobre los restos del Castrum Montis Militum, della época de los Longobardos, a su vez grabado en las paredes de un edificio romano, la mansión es una de las más significativas de toda la Irpina. Destruida por un incendio en 1119 e inmediatamente reconstruida, sufrió numerosos asedios y saqueos en 1269. En 1419 fue conquistada por Algiasio Tocco, que comenzó su transformación en una elegante residencia renacentista. Las poderosas murallas y altas torres revestidas con cuerpos de guardia y las cárceles hicieron un marco tranquilizador para un refinado castillo apacible. De hecho, el castillo todavía está equipado con salas residenciales y numerosos lugares de servicios, como el Gran Salón, la Capilla de Santa Cruz y la cisterna con su jardín. Allora, la parola all'assessore. Dove ci troviamo adesso? Questo è un castello ben conservato. Ci spiego un po' dove ci troviamo? In questo preciso benvenuti, momento. Siamo proprio nel cuore del castello della Leonessa, che come diceva il sindaco è il simbolo di Montemiletto, della Leonessa perché prende il nome da una delle famiglie che hanno governato Montemiletto, della Leonessa per l'appunto. Questo è l'atrio, quindi il punto di ingresso nel nostro castello, e qui possiamo vedere quello che era l'ultimo baluardo dei signori, il Masti, oggetto tra poco di interventi di restauro per renderlo pienamente fruibile. Qui invece alla nostra destra abbiamo le stalle, dove è in allestimento una mostra relativa ad arte presepiale, nonché ricostruzione
visione di quelli che sono i portali storici e gli scorci del nostro paese. Quindi siamo proprio nel cuore della storia che vive ancora oggi in queste mura. Che geograficamente comunque Montemiletto e il castello erano strategici, insomma, la posizione geografica, quello che dico. Assolutamente, Montemiletto infatti domina le due valli del Calore e del Sabato, in questo modo riusciva ad essere una vera e propria roccaforte che si deduce già dalla denominazione. Infatti Montemiletto deriva dal latino mons militum, quindi monte dei militari, era una torre di avvistamento sostanzialmente, perché riusciva a dominare le valli e a controllare anche gli omologhi castelli delle valli irpini. A proposito di questo, voi fate degli eventi, soprattutto in estate, che se non mi sbaglio si chiama l'assalto al castello. Che cosa simboleggia questo assalto al castello che voi fate qui a Montemiletto? È la rievocazione storica dell'assalto ad opera di Algiasio Tocco nel 1419, che alla guida di un manipolo di uomini riuscì a espugnare il roccaforte di Montemiletto a coloro i quali, i Caracciolo nello specifico, allora dominavano il feudo di Montemiletto. Questo sì, quando si fa questa manifestazione? Sulla parte finale di agosto, quest'anno 26-27 agosto, si tratta del Sicqua Fata Sinant, rievocando quello che era il grido di battaglia, una sorta di motto ben augurante della famiglia Tocco, finché finché gli dei vorranno, quindi una sorta di speranza di lunga dominanza. Quello che adesso, nel lato diciamo turistico, il castello è visitabile, cioè nel senso viene il turista, come si paga un'entrata oppure è gratuito e si possono visitare le sale del castello? Il castello è perfettamente visitabile, non c'è un biglietto di ingresso, sono possibili anche dei pacchetti turistici in modo tale da avere delle guide che possano spiegare quella che era la vita del castello ieri e oggi. Quindi non ci resta che entrare al castello e visitare soprattutto il paesaggio che si vede dalla parte più alta di questo castello. Va bene. Andiamo. Sicqua Fata Sinant, evocazione storica dell'assalto al castello della Leonessa, realizzato por Algiasio Tocco en 1419 para recuperarlo. Antorchas, pancartas, banderas y vestuarios de la época, con luchas por la calle a punta de lanza y espada, animan durante dos días el centro histórico del pueblo de Montemiletto, recreando una atmósfera medieval. En primer lugar, el asalto al castillo se sigue un torneo medieval de los caballeros feudales, la recreación de los antiguos que hacían artesanías, una cena medieval con platos de Montemiletto y de todos los barrios. En este viaje para redescubrir los valores fundamentales de la comunidad local. Corima Tours te invita a participar e informarte sobre la variada oferta de viajes grupales acompañados por toda Europa. Mira nuestros destinos, disfruta de nuestros servicios exclusivos y de toda la calidad que solo Corima Tours puede ofrecerte. Corima Tours, viajes diseñados cuidando cada detalle. Los invitamos a participar del viaje al sur de Italia que comienza el 3 de octubre hacia Sicilia, Calabria, Apulia, Costa Amalfitana y Roma. 20 días, todo el sur de Italia. Pensión completa. Informes en la Nacional Italiana. Sei tu per me, tra le mie braccia dormirai serenamente. Siamo in una torre del castello. Sì, siamo in uno dei punti più belli, perché è possibile ammirare a 360 gradi l'Irpinia. Quindi da qui dominiamo le verdi valli dell'Irpinia, possiamo avere uno scorcio completo anche del nostro paese, la zona più... Lì è Montevergine, da dove siamo partiti, esatto, noi sì, visitando l'Irpinia. E poi a seguire?
E quindi ci estendiamo verso, siamo alla Puglia in pratica, abbiamo un giro a 360 gradi, come dicevo, sino a sporgerci verso le vicine regioni. Quella che sarebbe tutta l'alta Irpinia e quindi chiaramente a proseguire. Bene, e noi seguiamo visitando il castello allora di La Leonessa, corretto? Siamo di allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi, e allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino, per potersi addormentare, e allora giù, fra stracci amore, dove lusso la fortuna, ma c'è bisogno della luna, e allora... Signor Sindaco, noi la ringraziamo per averci accolto, e se speriamo insomma che gli argentini, ecco, possano venire a visitare con gusto l'Irpinia e Montemiletto. Io devo un grazie a voi che mostrate estrema sensibilità per le nostre realtà, per i nostri piccoli comuni. Un saluto va a tutti gli argentini dicendo loro che Montemiletto, paese nato sulla roccia e immerso nel verde, nella verde della nostra Irpinia, vi aspetta. Vi invito a partecipare alle attività estive che si terranno appunto nell'estate montemilettese a Montemiletto. Vi invito ad assaggiare i nostri prodotti, a partire dal vino, a partire dall'olio e dai dolci e da tante altre cose. Io sono orgoglioso di portare l'immagine di Montemiletto in Argentina e spero di avervi qui presto per scambiarci i saluti di persona. Grazie a voi. Bien, e noi seguimos con l'assessore disfrutando del pueblo e después siguiendo en esta verde Irpinia. Là dove non viene mai sera, lo senti davvero, respiri ed è primavera. Il sole arriva da lontano, si lascia collare dalle onde del mare. Nell'aria una canzone ruba il tempo migliore, entra nel cuore senza fare rumore. Canto per te, ti guardo, diventi sempre più bella. Canto per chi mette a cantare, non si accorge di suonare, è una canzone italiana, è un piatto di sole. Ebbene, dopo questo lindo recorrido a chi è il Montemiletto, nos despedimos dell'assessore alla cultura del Montemiletto, Giuseppina Meola, grazie per averci ricevuto. E nosotros seguimos visitando questa linda terra che è l'Irpinia, visitando alcuni pueblos che tenemos, lamentablemente non lo podemos visitar tutto perché è un territorio molto grande, però lo vamos disfruttando e descubriendo todos in questa linda terra, ripeto, che è l'Irpinia, in Campania. Voglia di andare via, è una canzone italiana, è un fiato di sole paesano, è un po' di allegria, un po' di malinconia, è una canzone italiana. Corima Tours te invita a participar e informarte sobre la variada oferta de viajes grupales acompañados por toda Europa. Mira nuestros destinos, disfruta de nuestros servicios exclusivos y de toda la calidad que solo Corima Tours puede ofrecerte. Corima Tours, viajes diseñados cuidando cada detalle. Los invitamos a participar del viaje al sur de Italia que comienza el 3 de octubre hacia Sicilia, Calabria, Apulia, Costa Amalfitana y Roma. 20 días todo el sur de Italia, pensión completa. Informes en la Nacional Italiana. Quienes optan por pasar sus vacaciones en la región de Campania tendrán que decidirse por alguna de las muchísimas oportunidades que ofrece. Pero sin lugar a duda, los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
son las metas imprescindibles. Por la excepcionalidad de sus restos y su estado de conservación, la UNESCO ha acogido bajo su protección la zona arqueológica de Pompeya y Herculano, que en el 79 d.C. fueron completamente destruidas por el Vesubio. La lava volcánica originó su destrucción, pero al mismo tiempo ha permitido su excepcional conservación hasta nuestros días. El Palacio Real de Caserta es otro lugar del patrimonio de la humanidad. Es una auténtica obra maestra de arquitectura y decoración que alberga valiosísimas obras maestras. Visitando su interior, impresiona la continua sucesión de obras de artes, estucos, bajorrelieves, esculturas y suelos decorados. Una obra de proporciones colosales, 4 patios, 1.200 habitaciones y más de 30 imponentes escalinatas, entre las que se destaca la famosa escalera de honor, con sus 116 peldaños y un inmenso y espléndido parque como marco. Estos son algunas de las bellezas de interés mundial que podemos encontrar en nuestra bella Italia. Para conocer más y poder recorrerlos, comunícate con Corima Tours. Ya estamos preparando nuestros tours 2018. Te esperamos el próximo 2 de noviembre para presentarte todo el calendario en Alsina 1465. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suona un po' il banjo? Ebbene, acá recorriendo Montemiletto estamos en una cantina che si chiama Macchie Santa Maria, con un giovane imprenditore, un giovane empresario, che si chiama Oreste De Santis. Oreste, buongiorno, grazie buongiorno, per riceverti. Bene, Oreste, spiegaci questa cantina, questo nuovo imprendimento che stai ricevendo. Sì, allora, la nostra cantina nasce a Montemiletto, in provincia di Avellino, nel 2010. Nasce da un'idea principalmente mia, ma naturalmente supportata da quella che è la mia famiglia, che è quella di dar valore e valorizzare quelli che sono i prodotti tipici della nostra zona e della nostra provincia. Provincia particolarmente evocata per la coltivazione di uve e la produzione di vini di eccellenza, quali il Taurasi, il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, famosi ormai in tutto il mondo. Come ti dicevo, nasciamo nel 2010 e all'inizio avevamo una produzione di 15.000 bottiglie e piano piano stiamo crescendo. Abbiamo visto all'inizio, dopo un po', raddoppiare la nostra produzione per poi arrivare alla produzione attuale di 60.000 bottiglie, tutto prodotto con le nostre uve dei nostri vigneti. Abbiamo all'incirca 9 ettari e mezzo di terreno vitato e dislocato un pochino in quelli che sono tutte le areali principali delle DOCG irpine, per appunto nel comune di Taurasi, di Lapio e di Santa Paolina, che sono le areali del Greco di Tufo, del Taurasi e del Fiano di Avellino. Quindi che tipologia di vino produce la Macchia Santa Maria? Macchia Santa Maria produce al momento 7 etichette. Sì, quindi 7 tipologie di vino. 7 tipologie di vino. Di cui 3 bianchi, che sono il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo e l'Irpinia Falanghina, e 4 rossi. 4 rossi che sono tutte a base aglianico 100%, ed inizia con il nostro Campagna Aglianico IGP, che è il nostro entry level come rosso, che fa soltanto affinamento in acciaio, quindi un vino più semplice. Per poi passare al nostro Opzio, che è un Irpinia Aglianico DOC, che è un barricato che va dai 9 mesi a 1 anno di affinamento in botti di barrique. Per poi passare al Taurasi, che è il nostro rosso di punta, il nostro forse uno dei rossi più importanti del sud Italia.
che fa un anno di affinamento in acciaio, 2 anni di affinamento in botte di rovere grande, che sono queste qua, e 1 anno di affinamento in bottiglia. E poi abbiamo il nostro Taurasi Riserva, che è per l'appunto una selezione, una riserva particolare del nostro Taurasi. Beh, allora con este non vamos a provare alcuno, ne proviamo qualcuno chiaramente, e non vamos a dare una visita al vigneto e también dico a questa cantina, questa giovane cantina con este nuovo imprenditore, nuovo impresario che si sta entrando nel mercato producendo vino a chi in Campania. Bene, Oreste, che mi fai provare poi direttamente dalla botte? Allora, come ti dicevo Davide, ora ti faccio assaggiare il nostro Taurasi, che adesso è in affinamento nelle nostre botti di rovere da 25 ettolitri. Questo qua è un 2015 e quindi ha bisogno ancora di un altro anno di affinamento per poi passare nella bottiglia. Però noi lo proviamo adesso. Adesso noi iniziamo a vedere come sta maturando e come sta come si sta evolvendo. Lo vuoi assaggiare? Questa qua è l'annata 2015, è stata un'ottima annata, come puoi vedere già dal colore e dal profumo sta maturando molto bene. Quindi dobbiamo aspettare un altro pochettino e poi... Un altro po' e sarà pronto. Permetta vitamina C, c'è un brutto brie, c'è. Bisogna aspettare un altro pochettino. Ancora diciamo fruttato, ancora diciamo si sente ancora abbastanza giovane. Il legno fa il suo lavoro molto lentamente, quindi perché raggiunga la giusta maturazione ci vuole tempo, ci vuole un pochettino di tempo. Però viene, è la particolarità di questo prodotto. Si vede insomma che la corposità. Ha una grande corposità, non per niente, come ti dicevo, il Taurasi è veramente un vino di grande struttura e di grande anche una grande longevità, è un vino che può restare in bottiglia anche fino ai 20 anni e quindi puoi provarlo bene. Bene, io con un brindisi ti ringrazio per averci accolto e vieni, e tenemo che venirlo a visitare e tomare questa linda coppa di vino de Taurasi qui con Oreste De Santis. Programa, búscanos en YouTube, seguinos en Facebook y también en Twitter. Arrivederci. Secondo, volerei da te da Milano.